Allora, queste proposte analoghe ci sono molte, ma non sono ancora sufficienti. Perché? Perché l'essenza dei COMS non esiste nel limitarsi a correggere un po' le pratiche dell'economia convenzionale, rendendole un po' più potrebbero scaturire ricchezze e benefici
deriva da questo salto tecnologico che inevitabilmente ricadrà sulle nostre vite, che chi prevede qualcosa in nanoscala può pretendere di accampare diritti su uno spettro di prodotti amplissimo, quasi illimitato. Eccoci una nuova qualità di privatizzazione della materia. Allora, privatizzazione non è un fenomeno recente. Il problema è che quando le nostre risorse vengono privatizzate o sottratte in altro modo alla disponibilità sociale, spesso l'opinione pubblica non se ne accorge. E quando se ne accorge, a menudo le sembra ormai normale. Quando per esempio sono indignati gli abitanti di Firenze per il fatto che nello spazio pubblico differenze già non c'è, sia ormai scomparso ogni accesso all'acqua potabile, così come la possibilità di sedersi tranquillamente. Oggi a Firenze si pagano almeno 2,80 € per sedersi all'aperto e bere dell'acqua. Queste per sentarsi all'acqua. Era una foto di Firenze. Queste sono delle concrete forme in cui si attua la enclosure of the commons, quel progressivo processo di recinzione delle risorse comuni. Ecco un altro importante vocabolo per l'erare, enclosure. Avviene soprattutto e non sempre è facile identificarlo, ma è facile capire che la storia del capitalismo è la storia di queste progressive recinzioni. Vale a dire privatizzazioni successiva scomparsa dei beni comuni. Una storia che prosegue con vitalità, mettendo sotto pressione i beni comuni, tanto dalla parte del mercato come dalla parte dello Stato. Il mercato si muove secondo il motto la concorrenza è l'anima del commercio e i governi spianano la strada per questo pensiero. Ne è un esempio concreto il principio della non discriminazione della OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e gli innumerevoli altri negoziati di libero commercio. Non discriminazione. Suona assai bene, non è vero? Ma in questo contesto significa che nulla deve ostacolare la libertà del commercio, né istanze ambientali né considerazioni riguardanti i beni comuni o sociali. Dice pertanto la norma secondo cui tutte le agevoli azioni che uno Stato membro della OMC concede a un altro Stato devono valere anche per tutti gli Stati membri della OMC. La domanda è quindi: che vogliamo fare? La domanda per noi: ci sono le risorse comuni? La domanda per noi è: che vogliamo fare? Che ne vogliamo fare? Immergi? O commons, o beni comuni. Questa è una lotta difficile. Per ricordarci, i beni comuni non sono, diventano fatti. Pensate nella differenza entro il modo in cui è fatta e prodotta il sapere nella Wikipedia e nella enciclopedia britannica. I due modi sono percorribili, i due modi hanno sua logica, però solamente un modo va dedicato o va con l'idea dei beni comuni. Cioè, la Wikipedia è un prodotto collettivo, viene protetto
si produce non per la gente, per produrre un prodotto per vendere nel mercato. Si controlla da parte dei proprietari del prodotto e si protegge con il copyright. E l'accesso si fa per denaro solamente. Ci sono due concezioni molto diverse. Produrre di questa forma il sapere è detto commons-based peer production, cioè produzione paritaria, produzione orizzontale, è un concetto coniato da Yochai Ben, professore di diritto a IETE, che parlerà qui in terra futura, non è vero? Bentler ha detto, commons-based peer production è una produzione aperta, sociale, radicalmente decentrata, che poggia su risorse condivise e sui risultati di una collaborazione tra individui che si trovano in luoghi diversi e sono collegati tra loro in modo libero. Lavorano insieme senza essere guidati né dal mercato né da un gruppo dirigenziale. Nella produzione paritaria, produttori e consumatori coincidono e come raccogliere i frutti del proprio orto, costa lavoro, costa impegno giungere al raccolto e a volte più capitale che il raccolto vada male. Ma che in questo caso della vitivinicoltura, la protezione di sapere, l'orto è molto grande, tante persone lavorano insieme per preservare il raccolto. La produzione paritaria, secondo noi, non solamente nel sapere, ha le potenzialità per superare la produzione e gestione fondata sul paradigma del mercato e fa posto a qualcosa di nuovo.